Ciao a tutti amici, bentrovati su TCG Television da Daniele e da un nuovo gioco di carte che irrompe sul canale. Si tratta di Dragon Ball Super Card Game, ve l'avevo presentato nell'unboxing fatto pochissimi giorni fa in live di pomeriggio, dove mi è arrivato un bel paccozzo da un noto sito di rivenditore di giochi di carte collezionabili e altre cose. Tra l'altro vi avevo fatto vedere già tutti questi bei prodotti che abbiamo qui oggi. Questo video, come potete leggere dal titolo, è incentrato sul mazzo base, dove andremo a conoscere le carte, anche un po' il regolamento, come è fatto il campo, come funziona velocemente il gioco, tanto per conoscerlo e apprenderlo assieme, quantomeno le basi. Poi se vi piace magari possiamo provare a fare un video introduttivo per il gioco. D'altronde c'è anche l'app che potete scaricare dai vostri store Android e iOS, che vi permette di imparare a giocare dalle prime fasi di battaglia a un turno intero fino a partite intere. Ma bando alle ciance, cominciamo l'apertura. Drop it. Ok, i prodotti che ci interessi, il prodotto che ci interessa oggi è il mazzo, questo che abbiamo qui al centro, quindi togliamo di mezzo i prossimi spacchettamenti che saranno il box della prima espansione, della seconda e lo special pack con limited edition di Zamasu, molto molto interessante, che non vedo l'ora di aprire. Metto questi da parte e ci teniamo da conto il nostro unico mazzo, che per il momento è l'unico che è uscito, il quale è incentrato sui personaggi di colore blu, a cui appunto Goku Super Saiyan Blue. All'interno troviamo 50 carte che sono elencate qui dentro, sia per numero che per... Ok, abbiamo aumentato un po' la luminosità, dicevo, sia per numero che per quantità e per rarità. Abbiamo il colore, che è sempre blu, il tipo di carta, la rarità e poi la quantità. C'è anche il codice, all'interno troviamo anche il regolamento e il campo da gioco. Ho preferito non mettere nessun playmat in modo da vedere ancora meglio le carte e poterle guardare assieme e anche magari stendere il playmat e farvelo vedere per bene. La scatola si presenta in maniera molto figa, devo dire molto ben realizzata, non è cartaccia, è una carta lucida, molto resistente, molto bella da vedere, devo dire. Ce ne sono due pezzi di scotch ai lati per tenere sigillato il mazzo. Questo video è dedicato a tutti quelli che intendono conoscere questo nuovo gioco e magari imparare qualcosina per magari prima o poi collezionarlo o farci qualche partita. Quindi non ci sarà uno spacchettamento rapido e fugace tanto per vedere le carte, ma andremo a approfondire un po' di più il discorso per quanto riguarda il gioco in se stesso. Spero che comunque riusciate a seguirlo e che vi piaccia. Cominciamo. Ok, abbiamo davanti il mazzo come si era già intravisto e dietro campo e regolamento. Togliamo la scatola, per il momento la togliamo da mezzo. Ok, questo è il manuale. Intanto il mazzo vediamo che è sigillato. Come prima carta abbiamo Goku Super Saiyan Blue, che è il leader del mazzo, come vi avevo già detto nell'unboxing dello scatolone con tutto quanto. È un gioco molto simile a quello che era World of Warcraft, dove c'è sempre un personaggio leader eroe sul campo che resterà per tutta la partita e che sarà il personaggio da sconfiggere. Gli altri personaggi andranno di supporto sul campo. Adesso vi spiego meglio di cosa sto parlando. Ok. Questo è il regolamento fatto direttamente su due fogli. Praticamente è molto semplice, come vedete bastano due fogli per spiegare tutto il gioco. Come vedete il leader ha due lati, non è una carta come tutte le altre. Adesso vi mostro per esempio come sono le altre. Vedete sul retro ci sono le sette sfere del drago e scritto sotto Dragon Ball Super Card Game. E diciamo che questo è l'artwork del retro delle carte. I leader non hanno l'artwork come le altre, ma hanno la stessa immagine, anzi una differente immagine dello stesso personaggio, come potete vedere da qua.
Vedete, per esempio, il nostro eroe che troviamo nel mazzo, di per sé, in partenza, un Super Saiyan God con i capelli rossi, soddisfando determinati criteri che si verificano durante la battaglia, in genere dopo aver subito un tot di danni, si trasforma e diventa una versione più potente dello stesso personaggio che fa più danni e quei effetti sono ancora più potenti. Ok, qui abbiamo l'introduzione, ovviamente è tutto in inglese, per il momento il gioco ancora non è stato localizzato in lingua italiana, però è abbastanza semplice e chiaro. Ci spiega come vincere, dobbiamo ridurre i punti vita dell'avversario a zero. Queste sono le carte da battaglia, come vedete sono altri personaggi che hanno un loro valore di potenza, qui in questo caso vediamo un Vegeta con 15.000, e poi ci sono le carte extra che sarebbero sostanzialmente i potenziamenti o attacchi, abilità dei vari personaggi, quindi non hanno un loro valore di potenza ma possono essere usate per incrementare o modificare le situazioni durante il gioco. Il costo di ogni carta è mostrato in alto a sinistra, tranne per l'eroe che ovviamente parte già sul campo. Questo è il flusso di gioco, ossia le varie fasi del turno di ogni giocatore, la fase di carica viene chiamata, che sarebbe il pescaggio, la fase principale, la fase di attacco e la fase finale. Poi ovviamente andremo ad approfondire tutto qualora ce ne fosse l'occasione di fare un video dove spiegheremo bene come si gioca. Per costruire un mazzo ovviamente abbiamo bisogno di una carta leader e di 50 carte nel nostro mazzo. In questo caso infatti abbiamo un mazzo da 51 carte. Qui ci viene spiegato come preparare l'inizio della partita. Si pescano 6 carte che sono alla nostra mano e possiamo fare un mulligan o un ripescaggio di queste carte. Quindi rimischiamo nel mazzo e ripeschiamo sempre 6 carte. E poi erano 8 i punti vita, peschiamo 8 carte dalla cima del mazzo e le mettiamo nella area punti vita che saranno i nostri punti vita. Quando verranno inflitti danni a noi, mettiamo queste carte, la pila dei punti vita, alla nostra mano. Sicuramente non possiamo vedere che carte ci sono lì sotto. E qui viene spiegato tutto nel dettaglio, ogni singola fase, come bisogna giocare i propri turni. E come vi dicevo, se ancora avete difficoltà a reperire questo mazzo o volete imparare in fretta a conoscere il gioco prima di poter avere le carte tra le vostre mani, vi consiglio di scaricare l'app, magari metto anche il link agli store in descrizione, così potete farvi un'idea di quello che è il gioco. Tra l'altro una cosa molto interessante dell'app, l'applicazione che ci insegna a giocare a questo gioco, è il fatto che abbia diciamo un tutorial molto particolare. All'inizio è un semplice tutorial che ci dice clicca qui, facendo questo gioca questa carta, attacca così, e quindi sono scelte obbligate. Dopo un po' le scelte non sono più obbligate, diventano quasi degli spunti, cioè il gioco ti dice devi fare tot danni in questo turno all'avversario, trova un modo per farli con le carte che hai in mano. È molto figo, devo dire che per esempio il penultimo livello ci ho messo un bel po' prima di completarlo, perché è veramente da studiare, e quindi il gioco si presenta così. Questa è tutta il campo di gioco, credo che si riesca a vedere tutto dall'inquadratura. Io ovviamente sparisco momentaneamente dal video e vediamo tutte le aree. Allora, questa è l'area dell'energia, sarebbe la nostra fonte di mana, di energia, come per i Pokémon. Vabbè, i Pokémon vengono assegnati singolarmente ai Pokémon, mentre per esempio in Magic le mettiamo nella parte bassa del nostro campo. Poi abbiamo l'area dei punti vita, che è qui a sinistra, questa fascia dove metteremo le 8 carte girate. L'area leader, il nostro personaggio giocherà sempre in prima linea, qua davanti. E questa è la battle area, sono praticamente tutte le carte che vanno a supportare i nostri dei vari personaggi che giocheremo pagandoli con i costi di energia, li metteremo a fianco al nostro personaggio. Qui c'è il mazzo e qui c'è l'area degli scarti. L'area combo invece è un'area dove potremo giocare appunto le carte extra, che sono quelle, vi dicevo prima, quelle specie di attacchi o abilità, più i personaggi che vengono usati come potenziamento per gli attacchi anziché come attaccanti veri e propri. Poi vi spiego cosa intendo. Per fare questo dobbiamo andare a vedere le carte. Dietro non c'è nulla. Utile questa cosa di non fare il campo dietro al regolamento e viceversa, perché qualora uno dovesse andare a leggere una cosa dovrebbe strapatrans girare tutte le carte per leggerla. Invece così il campo rimane giù per tutta la partita, mentre le regole ce le possiamo tenere in mano e consultare quando vogliamo. Bene, bene, bene. Togliamo tutto e andiamo a
controllare finalmente il nostro mazzo. Vabbè, io magari lo lascio come sfondo perché potrebbe essere utile per spiegarvi cosa e come vengono giocate le carte. All'interno del mazzo ci sono 5 carte esclusive che possiamo trovare solo qui dentro. Tra l'altro, quindi, se vi serve un'altra copia delle varie carte, dovete comprare altri mazzi. E io non riesco a aprirlo perché non trovo la linguetta. Ce l'ho fatta. Olè. Che goduria, eh? Abbiamo il sopra e il sotto ed abbiamo qui il nostro mazzo che comincia con la carta leader, la carta eroe. Poggiamo quindi tutto il resto momentaneamente sotto e vediamo il nostro Goku Super Saiyan God Super Saiyan siglato come SSG SS Son Goku The Soul Striker. Questo è il retro, infatti qui sopra vediamo scritto Leader Back, probabilmente il foilame non lo fa leggere, la foilatura è veramente figa, ricorda un pochino le Dragon Ball Heroes, questa qua delle carte diciamo speciali, perché anche per le carte rare di Dragon Ball Heroes avevamo sia il foil che i riflessi dorati come in questo caso. Tra l'altro vederla dal vivo fa quasi, non dico proprio come Pokémon, ma quasi l'effetto di sembrare in 3D. Come vedete qui il leader è risvegliato, c'è scritto Awaken, il suo potere è 15.000, qui ci sono le caratteristiche del personaggio, Son Goku Saiyan, saga risurrezione di Freezer, quindi è il Goku che affronta Freezer Golden, Freezer Dorato. Permanente, questi sono i suoi effetti, permanente è un effetto che dura per tutto il turno, tutta la partita. Durante il tuo turno, se hai 5 più energie, questa carta guadagna 5 di potenza, quindi se abbiamo 5 più carte qui, lui diventa un 20.000 anziché un 15.000. Auto sarebbe un'abilità che si innesca automaticamente, quando questa carta attacca, pesca una carta. Scegli fino a 2 energie blu e mettile in posizione attiva, quindi possiamo giocare le nostre carte, attaccare e stappare 2 energie, parlando col gergo di Magic. Vediamo invece la forma base, che non è foil, dove abbiamo Super Saiyan God Son Goku, quindi coi capelli rossi, ha meno potenza, quindi è un 10.000. Ah, ok, adesso ho capito. Allora, personaggio Son Goku. Sono molto lontani dal, diciamo, nome, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio così, ok. Sono molto lontani, descrizione, titolo e descrizione, però ok, ora ci sono arrivato. Personaggio Son Goku, tratti speciali, Saiyan, periodo, era di risurrezione di Freezer. Qui invece abbiamo personaggio Son Goku, tratti speciali, Saiyan, era per esempio risurrezione di Freezer. Io avrei messo la battaglia degli dei, però. Questo Son Goku invece ha un'abilità automatica, quando questa carta attacca scegli fino a una tua risorsa blu e mettila in posizione attiva, invece di là 2. Poi l'abilità Awaken che hanno tutti i leader nella parte frontale, quando i tuoi punti vita sono 4 o meno puoi pescare 2 carte e girare questa carta e quindi diventa la versione Super Saiyan Blue. Molto interessante questa meccanica. E mettiamolo subito nella sua area leader. Ok, la cam non capisco perché non vuole mettere a fuoco da sola. Ok, abbiamo adesso la prima carta personaggio, che non è un eroe, è un leader. Vegeta, principe di velocità, a costo 5. E allora, vi spiego come funziona il costo. Questo è il costo per giocare la carta, quindi costa 5 energie. Questi 3 pallini blu di fianco indicano che 3 di queste 5 energie devono essere per forza energie di carte blu. Poi, cosa succede? Questa è la potenza del personaggio, quindi quando lui è nella area di battaglia ha 20.000 di potenza. Andiamo a vedere le sue abilità. L'abilità evoluzione si gioca a 4 anziché a 5, 2 blu e 2 di qualsiasi colore. Praticamente possiamo evolvere un nostro Vegeta in campo giocando questa carta a costo 4. Quindi mettiamo il nostro Vegeta in campo negli scarti e mettiamo lui a costo 4 anziché 5. Quindi non è un'aggiunta ma è una sostituzione in questo caso. Double Strike sarebbe doppio attacco, significa che questa carta può attaccare 2 volte l'avversario. E credetemi, è una cosa veramente forte, perché attaccare 2 volte significa che se i danni passano tutte e 2 le volte l'avversario perde 2 volte i punti vita. Abilità automatica. Quando giochi questa carta, se hai 5 più energie, pesca 2 carte. Quindi, pescando 2 carte, ci rifocilliamo anche la nostra mano. Questo numero che vedete qui di lato
è quello che vi dicevo prima, quello che va giocato nella combo area. Allora, qui vediamo un 1 più 10.000, significa che questo personaggio, invece di essere messo nella battle area, durante una fase di attacco può essere giocato, o rispettivamente di difesa, può essere giocato come combo, pagando il costo di 1 di qualsiasi colore e mettendolo qui in combo area. Per esempio, se io sto attaccando con il mio leader Goku, con 10.000, posso pagare un'energia, metterlo nella area combo e far diventare Goku 20.000, quindi diventa un supporto per il personaggio che sta attaccando. Ovviamente questa cosa funziona anche con altri personaggi che sono nella battle area. Ed è una meccanica molto interessante. Se non sbaglio, questa cosa era molto simile sul gioco di Naruto, che del quale avevo il mazzo base perché mi aveva regalato il Mr. Skla, però non ci ho mai giocato, nella verità, anche perché Naruto non è uno dei miei giochi, cioè, anzi non è proprio uno dei miei anime. Vediamo qui invece, abbiamo il 4x di Goku God, quindi un'altra versione di Goku God, questa è una versione personaggio, quindi a costo 6 addirittura, di cui 3 di tipo blu. Anche lui fornisce un supporto di 10.000 a costo 1, si evolve da un Son Goku a costo 5 invece che 6. Anche lui ha Double Strike e ha l'abilità automatica che quando giochi questa carta scegli tutte le carte battle avversarie, quindi i personaggi avversari che hanno l'abilità blocker, e farle ritornare in mano all'avversario. E anche questa cosa è abbastanza grossa, soprattutto adesso che siamo agli inizi, perché i bloccanti praticamente sono personaggi che possono intervenire durante un attacco, cioè io posso attaccare sia un eroe avversario, il leader, sia un personaggio nella battle area, e questi personaggi possono intromettersi nel combattimento e andare a salvare quel personaggio, quindi l'attacco si sposterebbe sul bloccante. 25.000 di attacco per Goku, più forte di Vegeta, mi pare giusto visto che è un God, ed è in 4x, appoggiamolo qui anche a lui. E poi abbiamo due copie per Goku Super Saiyan 3 energia massima, lui si cala a 5 di quei due blu specifiche e si può evolvere da un Goku con costo pagando 4 invece che 5. Anche lui ha doppio attacco. La sua abilità automatica dice che quando una carta evolve in questa carta guadagna doppio attacco, che non è, double strike, ma è dual attack, attacco duale, chiamiamola così. Una volta per turno, quando questa carta attacca, metti questa carta in fase attiva. Ah ok, aspettate, ho fatto un casino perché Double Strike, che è l'abilità che avevano tutte le ultime carte che abbiamo visto, infligge due danni anziché uno quando il personaggio attacca, mentre la Dual Attack permette al personaggio di attaccare due volte, quindi lo fa stappare dopo il primo attacco. Sono simili di nome, sono anche facilmente confondibili, però adesso che ho visto questo personaggio che le ha entrambe, sono riuscito a distinguerle, scusatemi per prima, spero di aver corretto bene. Allora, abbiamo poi un 2x di Rapid Speedball Son Goku, un'altra versione di Goku, adesso magari non andiamo a leggere tutte, queste le vediamo un po' così e le poggio qui, togliamo il mazzo. E poi abbiamo un altro Vegeta Principe di Velocità in versione normale, quindi non è raro, però è la stessa carta, quindi abbiamo la stessa carta sia foil che non. A questo punto mi viene la curiosità, volevo vedere quali sono, dovrebbero essere queste le 5 carte esclusive del mazzo. Sì, quindi sono più copie, non sono solo 5 carte all'interno del mazzo, ma sono di più, esclusive, perché abbiamo 4 di questo Goku che si trovano solo qui dentro, 2 di questo, quindi potremmo giocarne 4, però evidentemente sono sufficienti 2. Poi abbiamo 2 Vegeta e 2 di quest'altra versione di Goku. Queste sono le 5 carte esclusive di questo mazzo, che non possiamo trovare in nessun altro spacchettamento se non all'interno di questo deck. E qui dietro invece troviamo carte che possiamo trovare anche all'interno dell'espansione. Ah, una cosa che non vi avevo fatto notare, sempre se riesco a mettere a fuoco, qui sotto in basso si vede la rarità della carta. BT1 mostra il numero dell'espansione, che in questo caso era 1, e poi abbiamo 033 il numero seriale della carta, e C che sarebbe comune. Vediamo per esempio quella di prima, un SRT sarebbe starter. Abbiamo 4 di questo Goku, che è un Goku molto piccolino, ha solo 5.000 di potenza, e ovviamente una carta per iniziare la partita, perché si cava semplicemente a 1, quindi la giochiamo facilmente nei primi turni.
abbiamo un Mighty Striker Son Gohan della saga della risurrezione di F, riconosciamo semplicemente il vestito verde, semplicemente dal vestito verde. Abbiamo Goten, che è una carta che viene definita in gergo vanilla perché non ha nessun effetto, quindi una carta semplice con solo il valore di potenza e il valore di supporto in potenza. Come vedete, questi più piccolini danno un supporto di 5000 a costo 0, quindi gratuitamente. Anche se la cosa di giocare supporti a costo 0 fa velocizzare la fine della nostra mano, quindi giocando più supporti a 0 finiamo velocemente le carte in mano. Abbiamo poi 4 di questo Vegeta che si cala a 3, 15000. Anche questo è comune, no scusate, quello era non comune e me lo sono perso, infatti c'è scritto UC in basso a destra. Abbiamo dei Trunks, anche questi vanilla, senza alcun... difficile mettere a fuoco. Questa è un'ottima carta, voglio leggerla velocemente. Praticamente è una versione di Bulma, Bulma God Tempter, tentatrice di dei, a costo 1 per forza blu, potenza 1000, quindi abbastanza debole, però automaticamente quando giochi questa carta puoi cercare una carta Whiz con un costo di energia 4 o meno dal tuo mazzo e aggiungerla alla tua mano e poi rimischi il mazzo. Quindi tutti i mazzi che giocano Whiz giocano spesso questa carta. E poi comunque a 0 un supporto di 5000. Immagino che a questo punto, ecco qua, infatti, all'interno del mazzo abbiamo 4 copie di Whiz, che si cala appunto a 4, è un 10000. Quando giochi questa carta, aggiungi una carta energia dalla cima del tuo mazzo alla pila delle energie, infatti ci permette di velocizzare il gioco. Abbiamo poi Beerus, Energy Boost, il suo sottonome, chiamiamolo così, dalla saga di Ciampa. Adesso sto leggendo da sotto. Questo Beerus ha doppio attacco, come avevamo già visto prima da altri personaggi, e automatico. Quando giochi questa carta, se hai 5 o più carte energia, scegli una carta battaglia avversaria, quindi un personaggio avversario in gioco, e mettilo KO. E non è niente male, ne abbiamo 2 copie solamente. È non comune, quindi ci può stare. E poi abbiamo Junior o Piccolo, in comune, in 1. 2, 3, 4 copie. Abbiamo poi il Recaio del Nord, che è un blocker, quello che vi dicevo prima, l'abilità blocker. Quando una delle tue altre carte viene attaccata, puoi mettere questa carta in posizione di rest, quindi di utilizzo, quindi mettendola tappata, per dirla sempre nel gergo di Magic, e cambiare il bersaglio su questa carta. Per finire abbiamo le carte speciali, che qua vengono definite carte extra. Sono quelle carte che ovviamente vanno a boostare, a potenziare i nostri personaggi durante le battaglie o attivare altri effetti. Per esempio questa qua si chiama Encouraging Presence Monaca, che è una carta che si attiva durante la fase principale, vedete Activate Main, il tuo leader guadagna doppio attacco, cioè infligge 2 danni quando attacca. È una carta carina, abbastanza utile. Poi abbiamo la coercizione di Whiz, un'altra carta extra che si gioca a 1. Questa è una carta counter, quindi è una neutralizzazione, nega un attacco, poi scegli fino a una delle tue energie e la metti in posizione attiva. Praticamente la giochiamo a 0, perché quando ci attaccano, pagando un'energia, attiviamo questa qua, neghiamo un attacco e ristappiamo l'energia o un'altra energia, a seconda di quella che ci fa conto. E termina così praticamente il nostro mazzo. Ci sono solo 6 carte extra, non so se c'è un certo limite di convenienza per giocare un mazzo, o giocarne 0 o giocarne un po' di più, 6 mi sembrano pochine sinceramente. E quindi questo era tutto il nostro deck di Dragon Ball Super The Awakening, il primo mazzo del gioco di carte collezionabili di Dragon Ball Super. Quindi io spero di avervi mostrato praticamente tutto, è passata quasi mezz'ora, vi ho fatto vedere un po' come sono fatte le carte, non vi dico carta per carta, ma quasi, e quindi vi ho spiegato un po' tutto, la costruzione del mazzo, come è fatto, come sono fatte le aree di gioco, vi ho fatto vedere velocemente come si svolge un turno, e spero che tanti di voi siano interessati a questo gioco, io vorrei continuare a portarlo sul canale, come avete visto ho preso dei box, e spero che questo gioco prenda veramente piede in Italia in modo da poter garantire una continuità sia a livello di gioco sia a livello di spacchettamenti, e magari fare anche qualche video dove vi mostro
non so, partite di impostativo, mazzo, magari troviamo anche la versione dell'app disponibile per smartphone, la proviamo assieme in qualche video. Fatemi sapere tutto 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 nei commenti, qualsiasi cosa avete da chiedermi riguardante questo gioco e altro. E ve lo richiedo di nuovo, ci tengo veramente tanto che mi facciate sapere i vostri feedback, i vostri commenti riguardanti questo gioco, quello che vorreste vedere, conoscere e sapere. Io vi saluto per questo video e ci vediamo alla prossima.